Cari amici di Music Italia, ben trovati per una nuova video intervista con il vostro Fabio Fiume, che oggi è particolarmente contento e parlo di me in terza persona, sono particolarmente contento perché mi trovo a rintervistare un'altra volta, credo sia forse questa la terza volta che lo faccio per Music Italia nel corso degli anni, un artista che è delle mie parti e dei miei lidi e quindi ovviamente sono particolarmente contento di poterlo virtualmente abbracciare in questo enorme successo che sta nuovamente anche lui riabbracciando e che mi rende particolarmente orgoglioso di lui, perché veramente secondo me fa delle buone cose ed è un ottimo artista che da qui deve solo spiccare il volo immenso, quello che gli manca, l'ultimo tassello di una carriera che già è bella così. È con noi Andrea Sannino. Ciao Andrea! Guarda, già questa presentazione vale più di 100 interviste. Ero solo di Grazie, parte, nel senso grazie. che Sono non lo faccio con tutti. contento, sai quanto ci ho messo a conquistare, voglio dire, la fiducia prima delle persone, poi da esperti come te, da amanti della musica come te, a me fa sempre piacere ricevere queste parole. Quindi grazie. Grazie a te anche per aver accettato l'invito e c'è un motivo di perché ti ho invitato per una video intervista qui su Music Italia, perché questo signore qui, da circa un mesetto di orologio, ha immesso sul mercato una canzone che neanche tanto zitta zitta, perché l'ha fatta insieme ad un gota della musica partenopea, ha messo via 3 milioni di visualizzazioni. Signori, 3 milioni di visualizzazioni. A volte i grandi big della musica italiana vanno per riuscire a farne uno. Lui ha fatto 3 milioni di visualizzazioni. Il brano, dillo tu, Voglio troppo bene, come a te, Fabio. ed è cantato insieme, A diciamo, ad un Franco gota, Ricciardi. al grande Franco Ricciardi, uno di quegli artisti napoletani che ha saputo prendere nel corso del tempo il famoso termine brutto e associato ad un certo tipo di musica napoletana, ovvero neomelodico, farne proprio un bel accartocciamento e buttarlo È via, portato via. mostrarsi invece per un artista veramente Franco, degno. amici, il bello della diretta, mi stanno bussando al citofono. Posso andare ad aprire un attimo, un Ti do il secondo? permesso, vai. Eccomi Io qua. bevo, cari amici, bevo un po' di limonata perché ci sono 37 gradi a Napoli, io ve lo vorrei dire. Io sono praticamente in casa col condizionatore chiuso, come potete vedere, perché Ma mi pare. guarda un po', uno sta il pomeriggio intero, qui non accade nulla, mi chiama Fabio Fiume, niente, bussa non ci do, stanno Dai, salendo. anche questo è il bello appunto della diretta per rendere questa intervista come io voglio, cioè una Familiare, chiacchierata e non certo. un'intervista. Allora, Andrea, io voglio chiederti subito una cosa. Tu hai avuto questo successo immenso che è scoppiato con la tua prima canzone pubblicata, insomma, a carattere generale un po' per tutti, che era Abbracciami, che è veramente stato un successo immenso, oserei dire, ha veramente valicato i confini anche della napoletanità, tra virgolette. Poi ci sono state tutta una serie di canzoni, tutta una serie di esperienze lavorative, anche teatrali, con tanti live, fino ovviamente alla pandemia. E adesso, dopo la pandemia, sbam, una canzone che ti regala di nuovo una popolarità che già anche questa ha cominciato ad andare fuori dai confini della nostra città. Ma come ti è venuta in mente quest'idea di collaborare con Franco e soprattutto per un pezzo così strong, mi verrebbe da dire, che non, in cui non siamo abituati a vederti? No, anche se ti dico la verità, poi quando una cosa fa successo, la gente pensa che ovviamente è la tua prima volta, il tuo primo tentativo, no? Certo. Te voglio troppo bene è un brano funky, molto funky, e io mi ci sento molto in queste vesti. Pensa che il mio primo album ne ha tanti di canzoni così, che però ovviamente non hanno avuto la popolarità che sta avendo questa canzone. Quindi, sinceramente, io ho solo dato voce a un istinto che avevo già dentro di me. Ho voluto fortemente io questo duetto, sono stato io a chiamare Franco perché lo stimo sia come persona sia come grande artista poliedrico quale è Franco, e gli ho chiesto di fare questo duetto in vista del mio album, quindi doveva uscire a novembre insieme al mio album. Poi col mio produttore artistico che è Mauro Spenillo, che insieme ad Antonio ha scritto con me questa canzone e poi anche insieme a Franco, perché è stato proprio un libro aperto. Abbiamo detto: guardate,
lavoriamoci insieme a questa canzone perché c'ha qualche magia. Me ne ero accorto, diciamo, già da quando mi era venuto il ritornello su questa musica che Mauro già aveva. Pensa, Mauro aveva questa musica chiusa in un cassetto ed era lì dormiente da anni. Me l'ha fatta ascoltare e io ci ho cantato subito il motivo del ritornello sopra. Abbiamo chiamato Franco, Franco è impazzito, devo dire alla verità, il fiuto di uno che è abituato ai successi, se ne è accorto subito che c'era qualcosa di bello e l'abbiamo scritta, l'abbiamo finita e l'abbiamo lanciata sul mercato. E da lì, davvero, come dici, in un mese, è vero che oserei dire nemmeno Abbraccio mi è partita così, è la verità, però è pur vero che io quando ho lanciato Abbraccio non ero quello di oggi, quindi sicuramente però tra i miei brani, guarda, hai fatto un percorso giusto, se hai raccontato tutto, nel senso partendo da Abbraccio che ha fatto un campionato a parte, sì. Poi ci sono state tutte le altre canzoni che invece mi hanno, hanno formato il mio pubblico, sì. Quelle canzoni sono servite a formare il mio pubblico, cioè quelle che mi ascoltavano al di là di Abbraccio. E poi invece adesso è ritornata una canzone che prende ancora un altro pubblico. Davvero, guarda, io sono stato pochi giorni fa al Pizza Village con RTL, è stato un'emozione incredibile perché la cantavano tutti, una canzone che c'ha un mese. Quindi. No, ma poi devo dire la verità, era anche una situazione, un palco in cui si sono avvicendati, chi mi segue lo sa, diversi miei amici sul palco, diverse delle persone che io reputo amiche in questo mondo, noi di persona non ci siamo mai visti, ma ormai è già tante volte che ci sentiamo, ci vediamo, ci messaggiamo, cioè, insomma abbiamo preso una confidenza, anche se poi manca di darci la mano fisicamente, e succederà, la pandemia non ha contribuito, però c'eri tu, c'era Ivan Granatino, c'era Marsica, c'erano una serie di amici, di persone che io ho imparato a stimare vedendoli lavorare, ascoltandoli sul campo, ed è stata proprio una bella cosa vedervi lì raccogliere questi successi. Sì, guarda, io è un'operazione che ritengo meravigliosa, anzi stamattina leggevo sui giornali che si sta chiedendo renderla internazionale, ok, non voglio cadere in questi paroloni, ma voglio rendere questa manifestazione internazionale, un po' come l'Oktoberfest che c'è in Germania, esatto. Perché lo merita, perché ho visto un'organizzazione impeccabile, ho visto un pubblico meraviglioso, educato, civile, che ha passato 2 ore di musica e in quella sera poi che c'ero io, c'era Gigi D'Alessio, c'era Luché, quindi apparentemente, voglio dire, anche pubblici diversi tra loro, in realtà sono stati tutti insieme all'insegna della musica e del divertimento. Quindi i miei complimenti a Gianni Simioli, a RTL, davvero sono stati impeccabili, perché come dici, è stata un'opportunità per tanti amici e colleghi, da Ivan, Marsico e tanti altri che hanno avuto una vetrina in casa loro davvero. No, ma Gianni ha anche un altro merito, quello lui ce l'ha sempre avuto, a dire il vero, nel suo lavoro, però insomma da quando è in particolare ad RTL lui apre sempre questa finestra sul mondo di Napoli, per far capire una cosa fondamentale che secondo me è sempre più evidente, che la musica di Napoli fatta a Napoli ormai è sempre più piena di quei suoni internazionali e di quei suoni nostri anche nazionali, è sempre più a incastro, non è più una cosa a sé, ma è qualcosa che ha un tipo di linguaggio, ma che viaggia parallelamente. Stiamo uscendo dalla nicchia. Esatto. E la conferma arriva anche dal fatto che, come vedi nei pezzi, nelle produzioni nuove, ecco, da Franco Ricciardi, anche Te voglio troppo bene, no? Ha un respiro che è internazionale, che è world. Non si deve pensare alla musica napoletana ormai solo col mandolino e la tarantella. Certo, fa parte delle nostre pietre miliari, delle nostre radici, ma fare musica a Napoli non vuol dire farla solo per Napoli. Vuol dire creare un linguaggio musicale che arriva anche oltre i confini dell'Italia. Non vuol dire, soprattutto con tono dispregiativo che spesso è stato usato, fare la musica per i matrimoni. Guarda, ti accorgi che grandi... Perché oggi, ragazzi, io voglio dire una cosa, Andrea. Lady Gaga è andata a fare un matrimonio a Como. È vero che è andata a fare un matrimonio di un magnate, ma sempre un matrimonio era. Quindi, cioè... No, ma se tu vedi che i grandi artisti, ecco, da Neffa, da Tommaso Paradiso, da... Sì. Arisa, hanno iniziato a cantarlo anche in napoletano. Esatto. La dice lunga sull'universalità di questa lingua. È una lingua che capiscono anche quando non la capisci, perché è talmente musicale come l'inglese che ti affascina il suono. Senza scomodare ovviamente i grandissimi
che hanno fatto enorme quel periodo, ovvero gli anni 80 con i vari Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Il Vennato, Edoardo De Crescenzo, insomma, Sì. artisti che sono andati appunto a... Trovi che Napoli stia attraversando una nuova linfa vitale come in quel periodo lì? Sì, Ovviamente con i dovuti cambiamenti e adeguamenti anche musicali. sono assolutamente di questo parere. La cosa bella, sai qual è? Che però chi oggi ha l'arduo compito, però ha l'opportunità che ce la sta facendo e quindi si sta dimostrando portavoce di un certo linguaggio, lo fa portando quegli artisti che tu hai nominato comunque nel cuore e nel loro linguaggio. Perché noi a Napoli siamo tutti un po' Pino Daniele, siamo tutti un po' Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, non è che abbiamo la capacità di rigenerarci, ma mai dimenticando da dove siamo partiti. E Vero. quindi troverai sempre una contaminazione con il passato, sempre. Come una gatta che ha sette vite, Napoli si È reinventa anche un periodo continuamente. questo di grande collaborazioni e amicizie fra gli artisti Sì, napoletani, che non perché c'era mai stato fino a poco tempo fa, guarda, io voglio tanti fare festi, tante complimenti, esposizioni. voglio fare complimenti a una persona che poi ho avuto il modo di conoscere, nonostante è lontanissimo dalla mia musica, diciamo così, che è Enzo Chiumarillo. Perché ti dico questo? Perché per la scena trap è accaduto proprio quello che dici tu. Cioè hanno fatto squadra, c'è stata unione e insieme sono andati a conquistarsi l'Italia. Oggi la scena trap credo sia la più forte, quella napoletana sarà la più forte d'Italia. Tutti vogliono duettare, vogiono fare featuring con gli artisti rap e trapper napoletani, no, o campani comunque. E questo grande merito va a Enzo che ha saputo fare squadra. Questa cosa sta avvenendo anche nel nostro comparto più melodico, romantico. E quindi abbiamo capito che l'unione fa la forza. Siamo già troppo spesso messi indietro. In quanto non voglio essere frainteso, non è razzismo, è semplicemente comprensione. Troppo spesso si è pensato che cantare napoletano, lo ripeto, sia qualcosa che è rilegato a un ghetto, a un progetto di nicchia. Invece si è scoperto magicamente che i fan della musica napoletana sono ovunque nel mondo, che le canzoni napoletane, ecco, io ne sono l'esempio, Abbraccio mi è stata tradotta in giapponese e certamente non l'ho chiesto io all'artista Junko Kato di tradursela, ma se n'è innamorata e l'ha tradotta. Quindi Hai provato a cantarla in giapponese? c'è proprio un video su YouTube che non vi consiglio, è sconsigliabile la visione ai minori di 37 anni, perché si sente me che parlo in giapponese ed è qualcosa davvero di terribile. Lasciamo stare, allora dai. Senti Andrea, c'è un album, hai detto, stai lavorando ad un album. È una domanda che io sto facendo spesso agli artisti che sto intervistando più o meno quasi tutti i giorni, e quasi tutti i giorni faccio questa stessa domanda. Non la faccio per retorica, la faccio proprio per capire il percorso dell'artista. In questo caso, nel caso tuo in particolare, i 2 anni di stop di pandemia ti hanno più aiutato a comporre o sono stati un freno? Hanno proprio accelerato una parte mentale di me che era ferma. Qualcuno dice che dai traumi spesso si ricavano visioni, si ricavano un modo di pensarla completamente diversa al periodo precedente al trauma. E se il Covid, la pandemia, è stato un trauma per tutti, io devo dire che questa parte del mio cervello si è riaccesa davvero alla grande. Io sono un continuo scrivere questi giorni, magari è capace che finiamo l'intervista e ho visto qualcosa e me lo appunto e nasce una canzone. È davvero così, quindi sicuramente la pandemia conferma quello che ho sempre pensato della creatività, cioè che la creatività esplode nei momenti di disagio, nei momenti di fame, nei momenti in cui ci sono più problemi che cose belle. La serenità non fa bene all'artista. Siamo un po' Beh. tutti leopardiani sotto questo aspetto. Senti, quanto materiale hai messo assieme per un nuovo lavoro, per un nuovo disco? Guarda, tanta roba. E se l'inizio, il primo singolo è proprio Ti voglio troppo bene, deve far capire dove vado a parare, ma non che tutto il disco sarà, anzi, quello sarà l'unico di quel genere, ma ti fa capire che sarà un continuo dire.
Ah, però non me l'aspettavo Sandino in questa veste, non me l'aspettavo Andrea in questa veste. È un continuo così perché è figlia di quel periodo. Io quel periodo mi svegliavo un giorno che volevo fare le pizze con mia moglie, ci mettevamo a fare gli impasti, la pizza, no, durante il lockdown. Invece l'altro giorno eravamo depressi a leggere il bollettino, tutte le notizie tragiche che ci arrivavano. Quindi è un'altalena di emozioni questo album. Non troverai un'unica immagine di me stesso, ma tanti pezzi. Già Non voglio degli spoiler, però quanto te ne tempo ho ci manca? dato uno, guarda con questo. Eh sì, lo so, infatti, dico, non voglio dei, nel senso, non ti chiederò titolo, non ti chiedere, che lo so che gli artisti poi sì, no, no, non posso, non posso, non posso, quindi non mi faccio prendere, insomma, in giro con i vari non posso. Però ti chiedo una cosa, quanto tempo ci vuole per chiuderlo ancora? Cioè, è finito? Guarda, È l'album pronto? è fi assolutamente finito, ovviamente ci siamo trovati un po' in ritardo perché il pezzo che è uscito con Franco non doveva uscire. Quella è un'altra magia che ha voluto la musica, no? Perché Franco, pure in preparazione col suo disco, che uscirà un mese prima del mio, uscirà a ottobre, e a maggio sarebbe dovuto uscire lui con un singolo e io con un altro. Poi ci siamo visti dopo la sala, dopo aver fatto le riprese sulla voce, quindi aver inciso la canzone, ci siamo guardati negli occhi e lui ha fatto: Osanni, ma studiessa da Scimò. E quindi abbiamo fermato le nostre produzioni, quindi ho rallentato la produzione dell'album, ma è tutto già composto, scritto, manca solo davvero la fase di registrazione finale, poi va il messaggio alla stampa. Sai che un altro punto a favore della canzone è anche il videoclip? Noi in privato ci siamo Grazie, sentiti, sarà io la... contento Luciano Filangieri. Esatto, noi in privato ci siamo sentiti, io le curiosità sul video te le ho già chieste, ma Sì, internos. sì. Invece raccontiamole insomma anche a chi adesso sta ascoltando l'intervista. Come è stata la scelta della location? Che poi tra l'altro all'interno di quella location avete montato varie Esatto, è scenografie stato un lavoro per... enorme. Fatto grazie al mio team di lavoro, devi sapere che io nel mio quotidiano c'ho tanti amici che mi seguono e che fanno parte del mio entourage, diciamo così, ma che sono semplicemente amici, fraterni, e solo grazie a loro è stato possibile. Quello è stato un lavoro immane che abbiamo dovuto fare in un giorno. Quindi tutto quello che hai visto è stato fatto in un giorno, capitanati dal regista che è Luciano Filangieri. La canzone parla di guerra, anche se non è svelato, non è detto chiaramente, E quella è un'intelligenza della E qui canzone. assolutamente, perché io penso che le persone poi debbano pensare ognuno a quello che gli arriva, non glielo devo imporre io il significato. E quindi cercavamo qualcosa che potesse essere metafora della guerra. Abbiamo scelto il vuoto, quindi il vuoto di questo capannone come se fosse stato da poco bombardato, diciamo così. E in quel vuoto ci siamo immaginati noi e abbiamo immaginato le nostre radici, quindi ecco le luminarie. Le feste di piazza del sud che sono distrutte, sono crollate a terra, al suolo, perché la guerra fa anche questo, ti annienta le tradizioni, ti annienta la tua cultura, la tua provenienza. Poi abbiamo immaginato quella scena bellissima dove ci sono tutte queste buste che soffocano, no? Un po' il capannone, perché la guerra soffoca un po' la realtà, è una realtà capovolta, è un sottosopra, per parlare con i termini di Stranger Things, che è una serie che amo tantissimo. Su Netflix, e la guerra è proprio quello, è una realtà che tu non pensi possa esistere, ma in realtà esiste in mezzo a noi e ti fa vedere la realtà totalmente stravolta. E poi c'è la scena quella proprio classica dove ci ritroviamo io e Franco senza nulla attorno, ed è anche quella simbologia della guerra, perché la guerra ti fa perdere ogni punto di riferimento, ogni gancio, ogni appoggio, qualsiasi cosa, sei solo tu e il tuo dramma. Senti Andrea, ci saranno, oltre a Franco, almeno questo me lo puoi dire, ci sono altri pensieri di collaborazione all'interno dell'album? Cioè ci sono altri Assolutamente, interventi di amici? te lo posso svelare questo perché uno è proprio una medaglia al petto che mi voglio mettere con orgoglio, proprio un premio che ho ricevuto dalla mia vita, dalla musica e dalla carriera, perché ho scritto sempre insieme a Mauro e Antonio un pezzo che poi ho fatto sentire al maestro Peppe Barra e lo canterà insieme a me nel mio disco. Il Che proprio pezzo poi metti assieme anche la tua passione per il teatro, è proprio un a lui proprio è. 360 gradi che si Io completa. credo che lui sia l'ultima maschera napoletana, assolutamente. Vero, La sua vero. storia, la sua tradizione teatrale parla chiaro, parla per lui. Quindi poi quando l'ho conosciuto anche come persona, è davvero una persona fantastica. Abbiamo già chiuso il provino, cioè il pezzo è finito. È bello, te lo farò ascoltare poi quando uscirà e si chiama Nenna.
ti posso dire. Ah, qui stiamo svelando, vedete che Sannino si scorge. No, parlo. Poi c'è un altro duetto con un big internazionale, però questo è un italiano ma internazionale. Lui canta a New York come io canto a fuori frutta. Aspetta. No, vai, poi pensano da loro. Vabbè. Senti, altra curiosità, no? Ti dico solo che Barry White ce lo invidia. Mario Biondi! E come ho fatto a non arrivarci? insomma, carissima persona anche lui. Straordinario. Squisitissimo, ve lo posso dire, avendolo conosciuto di persona, veramente una persona carinissima proprio, l'apparenza di questo gigante. È un gigante buono. Vero, confermo. Pensa che tutte le volte che lo incontro gli dico sempre la stessa cosa, sono gli uomini come te che fanno sentire bassi quelli come me. Senti Andrea, molta curiosità desta anche il fatto che per esempio io stesso in privato ti ho detto andrai a promozionare il pezzo a Domenica In e ci sei stato, perché mostra grande curiosità sicuramente questo rapporto che è nato fra te e zia Mara, insomma. Mara non è mia zia, non l'ho mai conosciuta, quindi no, Mara, so che lei si offende che tutti la chiamano zia. No, anzi, adesso si è appassionata, no? La salutano, ormai è un cult il saluto, È un ciao zia Mara. È diventato cult, però giustamente può dire chi ti conosce. Ok, però diciamo, è nato questo rapporto veramente molto carino fra te e Mara Venier. Un rapporto, mi verrebbe da dire veramente zia con nipote, no? Sembra che quando ti vede, quando arrivi, non sa più cosa ti debba offrire, come quando si andava a casa delle zie, no? C'ho la cioccolata, c'ho il panettone, c'ho, e tira fuori di tutto e di più. È diventato anche un'abitudine, insomma, il fatto che tu abbia l'occasione di promuovere la tua musica all'interno del suo contenitore, perché ormai quel contenitore suo nessuno glielo toglie, perché è la migliore a farlo e non c'è dubbio. Ma com'è nata? Me la sai spiegare? Com'è nata questa chimica fra te e lei? Guarda, è pura magia, perché anche io la adoravo da sempre. Devi sapere che ci sono dei video, delle foto che mi ritraggono da bambino, che ho un... E gliel'ho raccontato anche a Mara Venier, in una delle interviste che mi ha fatto qualche anno fa. Io avevo sto cacciavite, quello giallo e nero, no? Perché non avevo un microfono giocattolo, diciamo così. Quindi la cosa che più somigliava a un microfono era questo cacciavite, che mia sorella prendeva e si divertiva a presentarmi quando Mara Venier faceva le Domeniche In, quelle degli anni 90. Quindi diceva, eccomi, mia sorella, no? Faceva, io sono Mara Venier, presento Andrea Sandino, che ero io piccolino, che avevo 8 anni. E quindi pensa un po' la vita, io 20 anni dopo vado davvero lì e lei mi presenta davvero questa volta nella vera Domenica In. Perché è nato? Perché io, per la mia passione, non dico mai no quando ho qualche proposta che sento che possa dare opportunità. E questa proposta arrivò da Alessandro Siani, di cantare nel suo show, che è stato uno show di record. Tra gli spettacoli più venduti del 2019, che è Felicità Tour. Io chiudevo, facevo il finale di questo spettacolo, e in un pomeriggio di gennaio Alessandro doveva pubblicizzare il suo show che continuava a Milano, all'Arcimboldi, siamo stati un po' in giro per l'Italia, e volle darmi questa opportunità. Non andò lui a Domenica In, ma andò a me a pubblicizzarlo, perché avevamo visto che zia Mara aveva cantato su Instagram la mia canzone, quindi lei ha conosciuto prima la mia canzone e poi me. Sono andato lì anche col benestare, cioè benestare, nel senso che gli aveva parlato di me anche il grande Gigi D'Alessio, che davvero ogni volta si spende quando c'è da spendersi per qualcuno, è sempre favorevole a dare belle parole, almeno per me è capitato sempre così. Insomma, arrivai lì che Mara dice: ma chi è Andrea Sandino? Me ne parla bene Alessandro, me ne parla bene Gigi, vediamolo un po'. Mi fa andare lì. E da lì poi mi rinvita un'altra volta, credo la settimana dopo, e quindi prima della pandemia, questo ci tengo a dirlo perché tanti pensano Sì. che dalla pandemia, no, No, io già ti avevo visto ero là più stato a Domenica volte. In 2 volte prima della pandemia. Poi la pandemia, ovviamente, Mara si è accorta che questa canzone, anche forse perché grazie che l'avevano vista lì a Domenica In, ha iniziato a cantarla proprio come inno d'Italia.
E da lì sono partiti tanti collegamenti con lei, tante volte ospite con lei, tuttora, fino a una settimana fa. E poi è subentrato il rapporto umano, perché poi se non c'è quello, tu puoi andare anche ospite in un programma TV, poi finisce là. Finisce là. Certo, In vai, realtà mi ciao. sento molto fortunato. Guarda, ogni volta che io vado da qualche parte, poi ci resto amico. Ecco, sono grande amico di Pio Amedeo e sono stato a chiudere il loro show dei record. 6 milioni di telespettatori, insomma, l'anno scorso. Sono diventato grande amico di Enrico Brignano, che mi ha voluto adesso il 4 gennaio. Quindi si crea un'alchimia di persone semplici. Io non vado mai lì a fare l'artista. Io vado lì sempre ringraziando Dio con la faccia per terra per dire grazie che date questa opportunità a me e alla musica napoletana. Quindi E sai loro che questa cosa forse arriva? vedono questo approccio. Ecco, io non vado lì e faccio l'artista, io faccio un ragazzo che va sulle giostre ed è contento di esserci, È un capito? esempio che faccio sempre io quando devo scrivere dell'immagine della contentezza, il bimbo alle Esatto. giostre, il bimbo al Luna Park, insomma, che si perde fra le luci. Senti, Andrea, ovviamente domanda di rito. Arriva questo disco, ci sono una serie di canzoni nuove, pronte, tutte in napoletano o anche qualcuna in italiano? Guarda, anche lì rientra nel contesto della creatività. Questa volta stanno uscendo anche cose che mi portano a parlare un linguaggio diverso dal solito, ma che poi tanto diverso non è, perché per chi mi conosce, per chi va su Wikipedia e va a vedere da dove sono partito, il mio primo album si chiama Senza accordi ed è tutto in italiano. Quindi ho già ho cantato in italiano. Certo. Sono partito dall'italiano, perché io mi sento italiano, ovviamente. E quindi non mi do freni, Fabio. Cioè, se esce in napoletano, tutto parte dalla prima idea della canzone. E vabbè, secondo te La perché questa cosa cosa ti sbagliata. riguarda? Perché tu lo sai che io ti vorrei vedere da una parte, tu lo sai. Mi ci vorrei vedere pure io, ma è una kermesse dove ci provano tutti, centinaia di artisti, quindi speriamo di essere un giorno tra i fortunati che indovina la canzone Mi giusta che ti sta basta sapere dicendo. solo ci proverai. Ok. Ma certamente è un sogno, è un sogno. Io ho tra i sogni della mia vita più grandi, c'è proprio quello. Basta, non andiamo, non diciamo altro, Mi hai incrociamo solo capito? le dita, perché lo sto dicendo a tutti quelli che sono tra virgolette amici, quindi se praticamente poi mi prende tutti quanti, caro Amadeus, mi tocca venire a Sanremo e essere pagato da voi. Esatto, assolutamente. Ufficio stampa unito. Esatto. Senti Andrea, nella tua carriera, in questo tuo ancora breve, insomma, auguriamoci lunghissimo però percorso, se tu mi dovessi dire ad oggi la più grande soddisfazione che hai avuto, quale mi diresti? Senza dubbi il disco d'oro di Abbracciami, perché è arrivato. Pensa che la Zeus Record, che è l'etichetta che ha prodotto il disco, esiste dal 1959 e non l'aveva mai vinto. E ha avuto grandi artisti, ovviamente. Certo. È stata la sua prima volta, quindi ti fa capire la portata in un'epoca dove non si vendono più, perché ho vinto il disco d'oro per copie vendute, non per gli Sì. streaming su Spotify. Nonostante Abbracciami su Spotify ha quasi 13 milioni di ascolti, però è arrivato per copie vendute, quindi durante la pandemia c'è stato questo boom di 50.000 copie vendute di Abbracciami e ha vinto il disco d'oro. Quello per me perché è una canzone nata dal niente. Io non ho una major, non ho un ufficio promozione, non ho. Ma non Sono. ci hai pensato, sinceramente, rispondimi sinceramente. Io so benissimo, conosco Mauro e Antonio, che sono coloro che insomma sono dietro il tuo progetto da tanto tempo. E, Certo, insieme a Pippo Sena, insieme a tanti altri. esatto. E mi chiedo, non sono mai arrivati gli squilli di una major a cercare di rapirti da questo tuo contesto più familiare, che comunque si vede, tu ci stai bene, cioè lavori bene, sei sicuro e ti No, guarda, muovi la con i piedi su delle struttura, attenzione, mattonelle sicure. la struttura qui c'è ed è solida, ognuno il Certo. suo ruolo, fatto d'ufficio stampa, management, c'è tutto. Ovviamente la major ti dà un'impronta che è diversa, è proprio un biglietto da visita diversa. Poi a volte non è detto che la major lavori più Certo. di te Meglio, o meglio di esatto. te, perché dipende quanto ci credo. Fino ad oggi non è arrivata, anche se io so comunque di persone
collegate a Measure che c'è stima per il progetto. Adesso invece ultimamente stanno cambiando le cose, sicuramente diciamo il disco avrà un respiro con un'etichetta più importante, una distribuzione più importante. Beh, mi hai fatto un altro spoiler! Ah, Sonny, veramente basta che faccia tutto scortico? Esatto. E questo mi parla, mi dice le cose. Senti, ma tu lo sai che tutto questo, quel disco d'oro di cui tu parli, piano sta per arrivare al platino? Ah sì? Ma perché ce l'hai sotto controllo? Si può... No, non ce l'ho sotto controllo, però insomma sarebbe tu l'oro l'hai preso un paio d'anni fa e insomma... Sì. Ha camminato tanto, anche i 13 milioni su Spotify fanno, contribuiscono. Speriamo presto. Non sarà più soltanto di copie vendute come era all'epoca soltanto di digital download, ma sarà un misto tra il digital download e quello che stai ricavando anche da Spotify. Però insomma, tanta roba, è un platino 100.000 copie, insomma. Speriamo presto, dai. Dai, fare festa grande. Ah, sono 100.000 copie, penso, non lo sapevo nemmeno. A mente che è lontano come obiettivo. Eh sì, adesso sono cresciuti gli standard per quanto riguarda i singoli dei dischi. Oro a 50.000, platino a 100, mentre prima era 25 e 50. Insomma. Senti, a parte quel sogno lì, che non lo ripetiamo più, quali altri progetti hai? Io parlo di quelli proprio di passo dopo passo. Nella tua carriera tu ti sei tolto parecchi sfizi, hai riempito teatri, hai fatto un concerto, ho visto le immagini, il concerto a Solofra qualche giorno fa, ieri sera, esatto, con una piazza gremita che verrà, hai cantato davanti a 200.000 persone al Pizza Festival, insomma qualche bella soddisfazione. Sicuramente, guarda, se mi chiedi tra i sogni più belli, forse la cosa che mi manca è un grande evento mio. Io di estrazione sono molto più teatrale, no? che per l'evento. Sì. E ogni volta che faccio teatro mi si riempie il cuore di gioia, perché va sempre benissimo. Ecco, Carosone ne è stato l'ultimo esempio, ma anche quando faccio concerti miei a teatro. E parliamo comunque di un teatro, che è il Teatro Augusteo, che fa 1.500 posti, quindi se fai due date sono 3.000 posti. Certo. Però l'evento, ecco... una tribuna di qualcosa, un'arena, dove tu metti insieme 7-8.000 persone, quello mi manca. Devo dirti che sto iniziando a pensarci, perché è tra i sogni che voglio realizzare, indubbiamente. Senti, non mi viene come sportela meglio, insomma. Però anche questa è una domanda che faccio spesso. Tra i vari pezzi che hai pubblicato, anche quelli che non sono diventati famosi, che non hai scelto come singolo, c'è qualche pezzo che in realtà tu vorresti che magari la gente non ha apprezzato come tu speravi apprezzassi e vorresti riportarlo con te per far capire alle persone invece quel pezzo là quanto vale per certo, te? Certo, uno dei miei preferiti si chiama Di Mano e Mo. E vi invito ad andare a vedere, perché c'è, in realtà l'ho lanciato proprio come singolo, l'ho girato a Los Angeles quel video, andatelo a vedere, ma soprattutto ascoltate le parole del testo, e la canzone è una canzone molto internazionale, e nel testo racconto un po' la mia vita, la vita di un sognatore, e do un consiglio non sulla scorta del fatto che io ne sappia più degli altri, ma sulla mia storia posso dire: se a me è accaduto così, credici, vai avanti, non perdere tempo, non aspettare domani, perché domani è adesso, come diceva anche Claudio Baglioni, la vita è adesso, e quindi te la devi andare a prendere, a cercare. Quindi quello è un pezzo che infatti nelle teatrali lo metto sempre, anche se la gente, i miei fan lo conoscono, ma non è famoso come gli altri pezzi. Vabbè, un modo per appunto poterlo rilanciare, pubblicizzarlo, insomma. Esatto. Senti, Andrea, nel salutarti, insomma, per questa bellissima chiacchierata. Grazie. E nel renderti grazie anche per la spontaneità con cui ci hai raccontato il tuo lavoro, te la chiudo con questa domanda. Dai. Tu sei anche marito e papà. Sì. Di due splendidi bambini. Spesso fai la cosa anche... più bella che ho fatto. Esatto. Però io mi chiedo... Non anche, beh, viene prima questo e poi anche la musica. Certo, mi chiedo,
come fai a conciliare le cose? Perché questa cosa qui non è facilissima. Con tanta pazienza di mia moglie, ovviamente, che spesso si ritrova a fare papà e mamma insieme per giorni, quando io scendo da un palco e salgo da un altro. Gran parte del mio essere così lo devo alle persone che ho accanto, indubbiamente alla mia donna, a mia moglie, perché mi ha sempre sostenuto, anche quando le cose non andavano. E adesso che vanno, leggo nei suoi occhi la felicità che a me arriva come a dire non preoccuparti, vai avanti, io sono con te, i tuoi figli sono con te. Senti, ma i tuoi figli che sono piccoli, ricordiamolo, si sono resi conto che papà fa il cantante? Ma se ne accorgono, perché quando passeggiamo per strada e mi chiedono la foto, Gioia è abituata ormai a vedere queste scene, perché io poi mi fermo con tutti, faccio foto con tutti, mi fermo e faccio foto con gli estranei, no, per lei, e inizia a capire il perché. Poi mi vede in TV, papà in TV, mi vede sul palco, papà sul palco, quindi insomma si sta rendendo conto che ecco, il papà fa qualche lavoro speciale. Esatto, ho fatto questa domanda perché la feci anche a qualche mesetto fa a Simona Molinari, che disse sì, mia figlia ha l'abitudine di dirlo magari quando io scendo per accompagnarla a scuola col mollettone nei capelli, ma la fa cantare. E la fa riconoscere. Si dice, esatto, quando non fa due passare inosservato, no? Invece mamma fa la cantante. Bellissimo. Senti Andrea, in bocca al lupo veramente per tutto. Viva il lupo, viva. Grazie per questa chiacchierata e... altri 3 milioni di visualizzazioni per Ti voglio troppo bene. Guarda, noi stiamo parlando e 2 ore fa è arrivato a 3 milioni e 100. Hai visto? Hai visto? In qua fa una settimana festeggeremo. Sta andando davvero più di 50.000 video su TikTok. È una cosa incredibile. Io che sono uno che TikTok l'ho imparato adesso, 2 mesi fa. Io ancora no. E ti accorgi che questo suono praticamente è ovunque. Bello, bello, bello. Da, mi sa che Fabio Fiume porta bene, Andrea, te lo vorrei dire. Lo so. Già te l'ho detto, le tue pagelle sono famose. Quando io ho visto che la pagella era positiva, ho detto abbiamo speranza, Franco. Le mie pagelle sono famose, a parte quando mi picchierebbero perché magari dico qualcosa. Guarda che mi sta chiamando, guarda. Aspetta che non si legge. Non si legge, sbiadito. Franco Ricciardi. Okay, non lo posso rispondere, non lo rispondo. Vabbè, glielo dici che eri con me, me lo saluti, ok? Grazie Andrea, grazie per essere stato su Music Italia, in bocca al lupo nuovamente. Ciao Fabio, ciao a tutti. Ciao.